Assessore, innanzitutto una domanda premessa di carattere generale. Qual è lo stato di salute contabile della Regione Siciliana nell'imminenza della scadenza della legislatura? La situazione contabile è di equilibrio, abbiamo già ottenuto attraverso un'analisi della consistenza delle entrate quest'anno, raschiando il barile, 200 milioni di euro, altri 211 sono arrivati da un provvedimento adottato d'intesa con il Consiglio dei Ministri. Attendiamo ulteriori risorse per la definizione di accordi entro il mese di giugno con lo Stato, ma la situazione di serenità finanziaria. In cassa ci sono 4 miliardi e mezzo di euro, quindi la liquidità è pienamente disponibile, siamo pronti a effettuare tutti i pagamenti anche dalle prossime settimane. Abbiamo già avuto una riunione con ANCE e con Confindustria proprio per fluidificare al massimo i pagamenti e rispondere alle esigenze della Sicilia che ha necessità di risorse finanziarie. Provvedimento ai quali lei si riferisce spesso come i provvedimenti di maggior rilievo, vi è sicuramente quello di aver raggiunto con lo Stato degli accordi migliorativi nell'ambito della compartecipazione della spesa tra la Regione Sicilia e lo Stato. Sì, assolutamente sì, ma anche avere risparmiato enormi risorse sul piano delle esposizioni debitorie e dei contratti derivati. Pensate che aver chiuso i contratti derivati ci ha portato a liberare 200 milioni di risorse finanziarie. E aver rinegoziato i nostri mutui sanitari ci ha portato a risparmiare da qui al 2044 633 milioni di euro. Si tratta di risparmi consistenti che si riflettono poi annualmente nelle risorse disponibili, quindi più si è risparmiato in termini di debito, più del. Un altro provvedimento recente che lei ritiene determinante è stato il riconoscimento in Costituzione dello stato di insularità della Sicilia. Sì, siamo ormai all'ultimo miglio, nel senso che la Costituzione insularità è stata già approvata come emendamento all'articolo 119 della Costituzione per ben tre volte dalle Camere, due dal Senato e uno dalla Camera dei Deputati all'unanimità, e quindi sostanzialmente abbiamo l'ultimo passaggio alla Camera, dopodiché avremo il riconoscimento in Costituzione, come abbiamo già avuto il riconoscimento legislativo negli accordi che il governo Musumeci dal 2018 ha concluso con lo Stato, che hanno portato già quest'anno 100 milioni di euro di stanziamento che abbiamo utilizzato per finanziare la continuità territoriale delle isole minori. L'idea era quella anche di finanziare il cosiddetto mare bonus, cioè un bonus che consentisse di incentivare l'uso del trasporto via nave alle strutture che invece trasportano via terra, quindi ai tir, ai container, porta container e quant'altro, ma l'Assemblea ha ritenuto su questo punto di non ammettere questa disposizione. Non demordiamo, speriamo che possa essere subito inserita nella sessione che comincerà dopo le elezioni comunali, perché è fondamentale abbattere i costi di trasporto dei nostri beni, se no i nostri beni diventano non competitivi. Sicuramente la spesa efficace e integrale dei fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta una delle scommesse più importanti ormai della prossima legislatura, da autunno in poi. Secondo lei, però, quali sono le iniziative per partire con il piede giusto già da adesso? Ma noi abbiamo già partecipato a tante misure, le posso dire, per esempio abbiamo partecipato ai bandi relativi alle scuole, abbiamo partecipato ai bandi relativi ai beni culturali, abbiamo partecipato ai bandi relativi ai beni confiscati. È tutto gestito ovviamente da Roma, dove gli spazi di intervento della Regione sono assolutamente limitati e circoscritti. E probabilmente una maggiore integrazione della fase programmatoria, non della gestione della spesa, ma nella fase programmatoria, probabilmente avrebbe aiutato a evitare che ci fossero bandi gestiti a Roma con nessun partecipante,
o che ci fossero bandi che si sono dovuti differire al termine di scadenza per ben 3 volte perché c'era la necessità di assecondare le amministrazioni che altrimenti restavano fuori. Una domanda di carattere politico. Lei è ovviamente un esponente politico della coalizione di centrodestra. Incombe il dibattito quotidiano sul MCBIS, sì o no? Secondo lei quanto tale dibattito e quanto un'eventuale scelta non condivisa dall'intero centrodestra rischia di pregiudicare poi l'esito elettorale del centrodestra? Guardi, io penso che, l'ho sempre detto, che nel mondo normale della politica la ricandidatura di un uscente che non decide di fare altro è nelle cose, a meno che non si dichiari il fallimento della gestione, come è avvenuto con Crocetta, dove il PD al tempo dichiarò fallimentare quella esperienza, tant'è che non ricandidò Crocetta. È chiaro che ci sono questioni da registrare, da migliorare, un rapporto tra il governo e il Parlamento magari più efficace con le forze politiche, quindi non è questa la vicenda, si possono migliorare assolutamente le forme di raccordo. Io credo che però sia importante l'esito delle comunali a Palermo e a Campania, saranno due indici rivelatori molto consistenti anche di quali sono le forze in campo, di cosa prediligono i cittadini, e quindi è molto importante che la politica stia in ascolto di quello che viene dalla comunità per individuare quali sono le spinte propositive e le ansie dei nostri concittadini. Grazie Assessore Presidente, buon lavoro. A voi, grazie di tutto e buon lavoro.